Si parte da Lorenzo Riccardi, entrano le sue corteggiatrici, Giulia Cavagliare e Claudia. Maria era arrabbiata con Lorenzo perché non è accento acuto stato limpido con la redazione. Maria racconta che Lorenzo ha chiesto ad una ragazza di venirlo a corteggiare. Circa 10 giorni fa, Lorenzo con la redazione chiama questa ragazza e lei dice che voleva venirlo a corteggiare, ma poi nel frattempo ha conosciuto un altro ragazzo e dice che non sa se vuole continuare la conoscenza o scendere per Lorenzo. Successivamente, la ragazza chiama la redazione e dice che preferisce continuare la conoscenza con il ragazzo e non scendere per Lorenzo. Così la redazione non manda in onda questo filmato. Lorenzo poi va in un locale qualche giorno fa sapendo che c'è lei e cerca di convincerla a parole di andare a corteggiarlo. Lorenzo poi lo dice alla redazione il giorno dopo e non la sera stessa, così Maria De Filippi si arrabbia perché dice che Lorenzo doveva dirlo subito e lui dice che era notte e così ha chiamato il giorno dopo la redazione. Maria però sostiene che i tronisti quando vogliono loro chiamano la redazione anche la notte. Telefonata Lorenzo ed ex di Giulia. Giuseppe, l'ex fidanzato di Giulia, ha detto che lei quando vedeva il trono di Sara diceva com'è possibile che Sara possa scegliere uno tra sti due, cioè Lorenzo e Luigi, e non un Nicolò. Ha specificato che lei metteva sempre mi piace alle foto di Nicolò, poi gli ha detto che era iscritta ad un sito dove le ragazze mettono le foto mezze nude e gli ha inviato la foto che pubblicò Giulia in questo sito dove sta con un maglione con niente sotto e si nota che non ha le mutande. News.com. Poi Lorenzo ha detto che gli ha raccontato dei litigi che facevano quando erano insieme e a lui non gli fregava niente perché sono cose loro. Inoltre Lorenzo gli dice, secondo me tu sei ancora preso e non accetti che lei abbia deciso di venirmi a corteggiare, e lui risponde, mi dispiace che pensi questo anche perché a me non mi va più di spendere tempo e soldi per lei. News.com. Giulia e Lorenzo esterna. Sono all'MC Donald, lei gli ha rubato un bacio a stampo. In studio però, Tina Cipollari e alcuni del pubblicano pensano che Giulia e Lorenzo siano d'accordo perché in esterna Lorenzo sembrava voler baciare Giulia e non ha chiesto nulla dopo la telefonata dell'ex, anche se l'ex non ha fornito alcuna informazione importante. Tina afferma, tu hai cambiato atteggiamento da una settimana all'altra, la settimana scorsa hai detto che era una poco di buono mentre ora è la tua preferita. Dopo la puntata scorsa, Luigi Mastroianni è andato a parlare con Irene, arrabbiato, e le ha restituito l'elastico che lei aveva dato a lui durante l'esterna. Lei alla fine scoppia a piangere perché lui non l'ha voluta portare in esterna, perché per lui lei vuole fare la fashion blogger e questo l'ha messa in una cattiva luce ai suoi occhi, ma la ragazza spiega che lei non ha intenzione di diventare fashion blogger, ma che ha fatto solo un servizio fotografico per dei costumi ad agosto, giusto per guadagnare qualcosa visto che la palestra dove lei lavora era chiusa. Di Teresa Langella si è parlato nella seconda parte della registrazione e la tronista ha subito avuto un battibecco con Andrea Da Corso perché secondo lei, lui è troppo incline a fare monologhi quando parla, e che è come se leggesse un copione. Gianni Sperti dice che non si tratta di avere un copione e di essere finto perché quella di Andrea è solo capacità di esprimersi. Teresa ha anche affermato che verso Andrea nutre un'insicurezza perché lui è laureato e sa parlare altre lingue mentre lei no, e quindi è come se si sentisse un po' a disagio con lui, ma Maria la tranquillizza e la esorta ad essere più sicura di se stessa. E anche Andrea afferma che la cosa più bella in un rapporto è proprio la diversità. Teresa ha fatto una bellissima esterna anche con Luca Daffré, in cui lui dapprima afferma di sentirsi un po' come un terzo incomodo, perché da Andrea e da Antonio Morricone la tronista cerca sempre abbracci e carezze, mentre con lui deve essere sempre lui a fare il primo passo e dover dimostrare, ma da lei sente di non aver avuto nessuna dimostrazione. Questo lo porta ad andare in esterna un po' nervoso. Teresa lo rassicura e gli dice che non è così, ma che quando sta con lui, si sente anche più in imbarazzo e quando lui l'abbraccia, lei non si scansa perché non vuole ma perché è imbarazzata. Molto carina la loro esterna, erano al mare. Luca ha parlato anche di Andrea e Antonio e di Antonio ha detto alla tronista, a te viene la tachicardia quando lo vedi, ma a lui viene il mutismo selettivo, perché non dice una parola. Fa i gesti solo quando glieli chiedi tu, mentre con Andrea ritiene che quest'ultimo sia, in apparenza, troppo perfetto, che pensa di essere infallibile, quello che sa corteggiare tutti gli altri non sono nessuno. In studio c'è stato il litigio tra Luca e Andrea perché quest'ultimo afferma che non vuole avere rivali e poiché Luca e Antonio hanno condiviso con lui l'esperienza di Temptation Island, lui non voleva sviluppare questa rivalità. Luca spiega che lui ha smesso di essere suo fratello quando ha deciso di corteggiare Teresa, poiché se teneva davvero a lui, sapendo che a lui piaceva molto Teresa, non avrebbe dovuto decidere di corteggiarla.
Luca aggiunge anche che questo cambio di decisione di Andrea lo rende perplesso, perché per lui, Andrea non è qui per Teresa, ma perché si è trovato nella situazione propizia, ma Andrea spiega che per lui non è così ma che in Teresa ha visto la giusta maturità, che cerca in una donna. Luigi ha fatto le esterne con due ragazze. Una la elimina perché in esterna ha avuto l'impressione di parlare più con un'amica e quindi non avrebbe avuto senso tenerla, mentre con l'altra ragazza, inizialmente lui cerca lo scontro, dal momento che lei si presenta come molto impostata e sulle sue, tant'è che lui le dice, sembri la principessa sul pisello. La corteggiatrice risulta essere impostata anche dal modo in cui si siede e questo si evince dall'esterna, i due sono a Ponte Milvio e lei è molto rigida nella seduta e dal modo in cui si esprime, Luigi l'avverte un po' come superficiale. Lei poi decide di portare Luigi in un posto dove si sarebbe sentita più a suo agio, infatti vanno in palestra e la ragazza rivela di essere cintura nera di judo. Luigi, dopo aver giocato ad esercitarsi insieme a lei, afferma, pensavo che eri bella ma vuota, ma mi hai dimostrato di essere molto cazzuta e di avere un bel carattere. In studio la ragazza spiega che lei nella prima parte dell'esterna non si sentiva a suo agio, e quindi sembrava impostata, mentre verso la fine lui è stato bravo a farla sciogliere e quindi è stata in grado di dimostrarle chi era davvero. Luigi non ha portato in esterna Antonella D'Agostino perché troppo arrabbiato per l'eccessiva reazione di lei all'esterna con Irene e lei afferma, io sono anche questa. Io ti ho chiesto scusa solo per la modalità con cui ti ho detto le cose, ma il pensiero resta questo e lui replica, ho capito che sei questa, ma vediamo se le cose vanno meglio perché non so se possiamo andare d'accordo. Si lamenta l'eccessiva pesantezza di Antonella e Luigi afferma, hai fatto quel poco per un'esterna, immagina se eravamo fidanzati e qualcuno ti diceva che ero a parlare con qualche ragazza. Dopo la parte di Luigi e Lorenzo, Maria li fa uscire per presentare i due nuovi tronisti, Andrea e IbanNews.com. Hanno fatto scendere tutte le corteggiatrici mentre hanno mandato il video di presentazione di Cerioli, erano quasi tutte ex tentatrici di Temptation Island News.com. Cerioli ha chiesto se tra le corteggiatrici c'era qualcuna intenzionata a conoscere entrambi in quanto le corteggiatrici lo dovrebbero sapere visto che lui ed Ivan sono così diversi e in più li hanno conosciuti già a Temptation, ma Ivan dice che è una domanda prematura, che è un appuntamento al buio, e che è normale, che le ragazze vogliano conoscere entrambi prima di decidere e poi lo spagnolo aggiunge, che hai paura. Ma quest'ultimo spiega che non si tratta di paura ma lui sa ciò che sta cercando e cosa vuole se dovessero scendere ragazze. Che vogliono crearsi il personaggio e stare lì per a telecamere lui gli farà fare figuracce news.com. Per Teresa è arrivato un nuovo corteggiatore, Pierpaolo Petrelli, ex tentatore di Temptation Island VIP. Maria, ha specificato che Andrea ed Ivan hanno promesso di scegliere entro fine febbraio. La scelta però non avverrà in studio. Prima della scelta passeranno del tempo in villa e poi Valeria Marini per loro organizzerà una festa di fidanzamento dove se la scelta dirà di sì si presenta se dirà di no, non si presenta.